un nuovo libro, 90 anni da festeggiare e 100 storie da raccontare. Pubblico delle grandi occasioni al Chico 78 di Spina lo scorso 16 ottobre per la presentazione del nuovo libro del nostro Alvaro Angeleri dal titolo Faustino, una vita, 100 storie. Tanti gli spinaioli e i marcianesi presenti a questo evento che è stato duplice. La giornata, condotta dal giornalista marcianese Luca Cardinalini, ha visto la presentazione del terzo libro di Alvaro Angeleri, con letture di alcuni brani a cura di Federica Pieravanti e Davide Tassi. Ma, evento nell'evento, sono stati i festeggiamenti per i 90 anni di Faustino, una grande festa con la banda a scandire le note della giornata e tanti amici e protagonista di questa nuova opera di Alvaro Angeleri. La vera storia è fatta dalle mille storie delle persone normali. Ogni vita è importante, ma qualcuna è degna di un romanzo di avventure. Faustino Fagiolo è nato nel 1921 in una casa contadina della campagna di Spina. Da subito si è capito che non sarebbe stato un bambino come gli altri. A 6 anni o giù di lì, con il soffietto, intonava canzoni. Per Faustino la musica è stata più di un hobby. Ragazzino entra in banda ed è così bravo che lo inseriscono nella fanfara di Perugia, ancora minorenne, e suona a Roma davanti a Mussolini e Hitler. La sua vita, come quella di tutti i contadini tra le due guerre, è fatta di fame, freddo, lavoro e patimenti. Poi la Seconda Guerra Mondiale, Faustino parte a 20 anni, Jugoslavia, partigiani, tedeschi. Anche in quei 5 anni, fame, morte, sofferenze, il ritorno a casa, dove tutti lo davano per morto, è una lunga odissea, ma torna, e torna cambiato. Inizia subito a lottare contro i padroni. Batte le campagne in bicicletta, sindacalista, comunista, è uno dei fondatori del Molino Popolare Marcianese. Viene eletto in consiglio comunale nelle liste del PC. Ne paga le conseguenze, il padrone lo caccia dal potere. Con il tempo le cose migliorano, ma una cosa non cambia nella vita di Faustino: la passione per la musica. Banda, complessi, serenate. Faustino è anche animatore. Nelle feste private suona, canta, racconta storie barzellette. Il tempo corre, i figli si sposano, diventa nonno. Perde la moglie ancora giovane. È un duro che non si arrende. Trova una compagna, diventa bisnonno. Il fisico sente la vicinanza dei 90 anni. Ma lo spirito e la mente sono sempre quelli del ventenne. Dirti quanto mi piaci e poi tenerti sul cuore. E ce non voglio fermo, sono avvirendo. Se prima non mi dici dove hai sveto, io vado a lavorare, trasporto vino, io bevo lo trasporto qui dentro di